Buonasera, ecco, ho un onore a presentarvi il console aggiunto, il dottor Bernard Hauer. Buonasera, benvenuto con noi a questo Cosmo Pharma edizione 2013. Volevo chiederle, lei da quanti anni è in Italia e esattamente quali sono stati i percorsi più significativi del suo incarico? Dunque, io sono in Italia da quasi 3 anni ormai, sto per finire i 3 anni al mese d'agosto, sì. Ma non è proprio una primizia per me, perché il mio legame con il paese è molto più antico. Ho passato le vacanze sin da bambino nella casa di... è legato a questo paese. Poi ho perso un po' il contatto dovuto alle necessità della carriera diplomatica. Mi sono occupato del Sud America, dell'Europa centrale, dei Balcani, e sono stato felicissimo di essere destinato finalmente a Milano, che per me è quasi una seconda patria, perché sempre stato sin dall'infanzia il punto di riferimento culturale per me. Ah, beh, bellissimo, quindi comunque lei porta nel cuore anche un po' di Italia, nonostante rappresenta la Germania, che oltretutto quest'anno... Non vedo nessuna contraddizione. No, assolutamente, anche perché poi la Germania proprio quest'anno è la guest country del Cosmo Pharma 2013, quindi c'è un doppio significato per la sua presenza. E infatti volevo anche chiedere, proprio il comparto del farmaco è uno dei settori chiave dell'economia tedesca e la partecipazione della Germania, quindi come guest country, ha un valore strategico anche per le relazioni con Italia? Certamente, perché il mercato farmaceutico e parafarmaceutico italiano è il terzo più grande dell'Europa, e per la Germania, che punta soprattutto sulle industrie più innovative, innovatrici, dunque ha un interesse ad essere presente qui su questo mercato dinamico, di alto potere acquisitivo, che può essere interessante anche per un futuro più lontano. Vedo che Cosmo Pharma, che è la più grande fiera specializzata non solo in Italia, ma credo che persino in Europa, a livello internazionale, che fino adesso è stata soprattutto orientata al pubblico, alle ditte italiane, ma si sta internazionalizzando in un ritmo molto, molto sostenuto, e le imprese tedesche, che hanno dei prodotti di qualità da offrire, che sono molto innovatrici, hanno tutto l'interesse del mondo ad essere presenti qua prima dei principali competitori, perché la Germania è certamente un paese tra i più tra i leader mondiali in questo comparto, però i concorrenti non dormono. Paesi emergenti che hanno dei vantaggi comparativi in un certo senso, per esempio il livello dei salari, eccetera, forse non ancora a livello di innovazioni e spese di ricerca, ma loro non dormono, noi dobbiamo essere preparati a sostenere la concorrenza, e così sono lietissimo di vedere alcune imprese tedesche, forse non tra le più conosciute a livello mondiale, ma molto innovatrici, originali, che offrono delle soluzioni speciali per tutta la catena del mercato farmaceutico e parafarmaceutico, dalla produzione alla gestione fino all'uso. Dunque direi che sono delle imprese che possono essere interessanti non solo per i clienti italiani, per il mondo farmaceutico italiano, ma pure per un pubblico internazionale, e sono convinto che dopo questa prima fase, in cui abbiamo avuto la fortuna di essere eletti o nominati paese guest country, è anche un onore per noi, oltretutto, quindi, onore nostro e opportunità per noi di farci conoscere, perché non è abbastanza avere i prodotti eccellenti, si deve farli conoscere, certo. E io invito il pubblico italiano ad approfittare di questa opportunità per conoscere nuove imprese che hanno delle soluzioni interessanti da offrire, e sono convinto che è questo il
questo è solo il primo passo di una lunga carriera di cooperazione e di successi per tutte e due. Assolutamente, ce lo auguriamo anche noi che questa simbiosi tra Italia e Germania continui in tutti i settori, non solo quello farmaceutico, ma comunque riguarda non solo l'economia ma anche tutte le relazioni pubbliche. Ce lo auguriamo e magari grazie anche questa serata, perché no? Lo spero. E grazie ancora al nostro console aggiunto, dottor Hauer, e buona serata. Thank you.